Salve a tutti. Abbiamo il nuovo questo omone che si Andrea. Chiama. Sì, non è Oscar, non è Gustavo, Andrea Invernizzi. Andrea Invernizzi. Sì, non è che sia un passante, un figurante, campione italiano di strongman. Sì, per... avete già visto il mio canale perché ha battuto Scheraggi. E hai capito chi è Scheraggi adesso? Sì, sì, mi sono informato poi dopo il video. Oggi Andrea ci porterà alla Military Press e ci farà un numero più alto di quello fatto con un mio ex collaboratore, Gaggi Yatarov, che avevo presentato io ad Andrea. Rancorman. E questa cosa a me non è piaciuta, per cui ho deciso, dopo vari episodi, di chiudere in modo provocante la collaborazione con Gaggi. Provocante? Ti spogli, ti dai l'olio? Provocatorio, con un vocale che avete sentito tutti, con me che divento Cersei, lui era Leonida e non ha, come nel film non ha accettato, quindi morto e infrecciato. E quindi adesso faremo il vero video di Military Press con il canale più grosso e i personaggi più luminari della Military Press, ovvero io e Marco PT. E per perdonare il tradimento di Andrea, ovviamente mi hai tradito. Io sono completamente al di fuori di queste cose. Voi, se avete piacere di fare un video con me, mi invitate, io vengo e lo faccio. Marco, pulito, semplice, no, io mi associo stavolta. Grazie ad Andrea. Lui giustamente promuove il suo sport e chi prima arriva meglio alloggia. Anche scavalcandoti, calpestandoti, sputandoti addosso finché sei per terra. Cosa che non ho fatto. Cosa che non ha fatto in effetti, giusto? No, mi riferivo a Gaggi che secondo lui l'ha prevaricato, lo ha truffato, l'ha turlupinato. Però comunque capisco anche il suo orgoglio di imprenditore multimediale che deve avere l'esclusiva. E però, sì, cazzo. Tu dovresti cominciare a fare dei contratti e a... e a pagare i tuoi collaboratori. Va bene Andrea, ti capisco, può succedere. No, perché lui vive gratis. Tu sei pagato, lui gratis. Tu sei pagato, comunista pagato. Lui gratis, tu pagato. Puoi essere pagato? Ti darò una maglietta, dai. Ok. Questa non è la tua taglia. Ah, guarda, appena sì, ne farò una XXXXXL come, te la farò. Come bandana la usa. Allora Andrea, quanto dai. Ci puoi portare oggi? Più di Gaggi però. No, mi piacerebbe provare a fare 370 e 180. 370? No, tra 180. I 170 e i 180. Ok, allora andiamo. Scaldiamoci, 70 kg come stuzzicadenti. È inutile passare alla fase tecnica perché penso che sappia... No, però proviamo, vediamo un approccio. Facci vedere. Vabbè, comunque se lui va a contatto, sono validi, eh. Ci vorrebbe, sai cosa? Un segnale di press. Un segnale di press, perché lui ha questo caricamento in cui deve schiacciarsi in basso. Non è che lo può staccare ed è autosostenuto. Lui va in discesa, gli dai quel mezzo secondo, gli chiami un press e poi... L'alzata è valida, capito? Io direi che in questo caso si può fare una deroga, dargli il press e fine della storia, come in panca. Sì, ma deve appoggiare sulla clavicola. Sì, sì, quando arriva in posizione gli si dà il press, come in panca piano. Io me lo tiro addosso, mi date press, io vado. Sì, sì, sì. Lui deve rispettare il range of motion. Fammi vedere una valida al volo. Gli do io il press. Gambe tese. Press. Sono buoni. Fammi vedere con le gambe come sei. Press. Giù. Sai cosa? Dovrebbe svoltinarsi i bragoni da basket che ha, perché dovrebbe mettersi tipo uno svoltino. Sì, tira un po' su, perché non capiamo se hai le gambe piegate oppure per le ginocchia, no. Sì, sì, sì. L'importante è che il ginocchio sia teso o comunque bloccato, che sia fisso. Sai, insomma. Perché gli strongman hanno questa idea di fare uno stacco log lift, tu sei uno strongman, potresti barare. Io ti guardo solo le gambe. Adesso appoggio gambe sulle dritte, clavicole. Gambe dritte. Su. È questa inclinazione che la schiena che non mi convince. Ma le spalle sono dentro i talloni o no? Guarda, non puoi fare questo. Lo so, però purtroppo. Devi togliere la faccia, la sposti diventa indietro. Inclinata così la panca. Facci vedere, poggio sulle clavicole. Secondo me è troppo inclinato. C'è, è a filo. Che l'acromion è sopra il tallone. Vabbè, dai, oggi. L'acromion è sul tallone. Per motivi fisici andremo avanti così. L'acromion è. Non romperemo troppo i coglioni, anche perché. No. Ho saputo, Andrea, ho avuto una piccola lamentela con Prada dicendo quel coglione non mi ha fatto fare la panca come dico io. Vogliamo smentire questa cosa? No, io non ho detto questo. Ho detto che ovviamente fare panca con dei regolamenti che non conoscevo è stato fastidioso, ma questo fa sicuramente parte del tuo lavoro. Quindi non hai offeso noi due? No, anzi, io dico a tutti che mi sono divertito tantissimo a fare il video che abbiamo fatto insieme. Vuoi smentire con Luca Prada? Smentisco, ma l'ho già detto anche a Luca. Sì, ma lo diciamo pubblicamente. Certo, diciamolo pubblicamente. È una lamentela sulla tecnica, diciamo, del posizionamento sulla panca, però. D'altra parte, quando fai un esercizio nuovo, con i regolamenti nuovi, penso che un po' tutti gli sport sia così. Ok, perfetto, ora possiamo caricare 120. No, dico che Luca Prada, prima che uscisse il video di Mr. Forense, mi disse che lui aveva fatto un po' di dissing all'interno del video. Al che io ti contattai subito per dire, guarda che mi dissocio perché questo non è quello che io mai gli ho detto. Ti ricordi che ti ho scritto immediatamente, quindi
Ecco, volevo giusto chiedere questo. Non ce ne frega niente. Vogliamo vedere 180 oggi. Andiamo con 120. Gestisco anche i tempi di recupero. Il press lo do io. Tu dai il press, io do la valida. Poggia sempre sulla clavicola. Press. Su. Giù. Che 120. Poggia sulla clavicola sempre. Non fa niente. Aspetta. La fa san cazzi, solo dove la appoggia. Da regolamento. Hai ragione. Oh, chiedo scusa. No, il regolamento non prevede la clavicola a tutti i costi sopra, anche vabbè, davanti. Quanto anche mettiamo, davanti. Andrea? Andare a 140. Andiamo a 140. Così battiamo Danny Orso. Bravo! Ah, questi sono dell'IWF. Non ce ne frega un cazzo. Cos'è quella roba? Cioè, incinto? Cos'è, una pancera? Un sottocintura. Un sottocintura? Un mese? Sì, qua. Sarebbe già dovuto nascere. A cosa serve un sottocintura? Per evitare gli attriti del cuoio, sì, con la maglietta? Sottocintura evita che la cintura di cuoio ti pinzi. Ti pinzi la pelle, giusto? Sì, dato che noi siamo un po' cicciotti. Ascolta, ti dico una cosa. Marco, gli stanno sul cazzo quelli che usano la cinta della Military Press. Levatela subito. No, no. Ma no, cosa? Sì. Non è un vero uomo, vero Marco? No, dipende anche comunque dall'atleta. In gara è ammessa la cintura. Ah, dipende dall'atleta? No, perché in gara è ammessa. In gara la cintura, paura, è ammessa, sì. Vabbè, vai a fare 140. Sappi che Danny Orso, Daniele Venturelli, giusto? Venturini è attualmente il campione assoluto della Military Cup, che è la massima espressione di gara in Italia, organizzata da me, Hideki e Marco. E tu attualmente non sei nessuno, non hai gareggiato perché dovevi fare le gare. Da noi si dice: chi sale in pedana ha sempre ragione. Ora, questa prova non è da gara, però facciamo vedere che se avessi gareggiato avresti potuto vincere. 140, ovviamente lo batti con i chili, ma non come rapporto peso-potenza. Facendo un calcolo IPF dovresti fare più di 160 per batterlo a livello assoluto. Per adesso battilo con i chili. Ricordo, poggialo sulla clavicola. Press. Giù. Ok, abbiamo capito che sospensione. Daniele ha avuto fortuna che non partecipasse. Io andrei dritto a 160. Fallo chiamare lui, cioè ha diritto a chiamarsi lui le alzate. Ha diritto a chiamarsi lui le alzate. Quanto vuoi mettere? No, 155. 155. Ma in gara sono ammesse le gomitiere, giusto? Sei a posto? Sì, sì. Ok, gomitiere messe per Andrea. Più attrezzatura addosso di un powerlifter attrezzato. Giustamente lo strongman non prevede il row. Vediamo adesso se ha abbastanza forza da vincere un ipotetico assoluto. Quanto pesi? 157. Quindi già il tuo body weight oltre questo. Sì. È il mio body weight. Sì. Press. Su. Quanto vogliamo andare? Voglio provare 170. Ok, 170 kg, signori miei. Allora. Un uomo che fa di punk, la panca di Hermes di Military. Cioè, non è umano. Veramente pesante, 170 kg di lento avanti. No, beh, di solito recupero anche 8-10 minuti tra un'alzata e l'altra quando uso carichi massimali, quindi. Ma prendi creatina, monoidrato di creatina, prendi integratori? Sì, sì, Marco, le vitamine le conosciamo quelle che prende. No, nel senso che. No, come pre-workout prendo amino energy dalla Optimum Nutrition, che sono aminoacidi e caffeina, e aggiungo della creatina, basta. Quindi anche tu usi creatina per avere i fosfati più alti, sì, tra una singola e l'altra? Sì, uso creatina e aminoacidi e caffeina, solo questo. Onesto. Come prima di ogni allenamento, ma anche prima di ogni gara, la stessa cosa. Stai grondando di sudore per delle singole, è impressionante. Beh, peso 157 kg, per me... Sì, già spostare... Anche fare una passeggiata, sì, sudo come un disperato. Ma hai pensato di perdere peso, dimagrire? Prima di iniziare pesavo attorno ai 105 kg. Cosa ne pensi del fatto che Hermes sostenga che per essere vero uomo devi essere sopra i 100 kg? È vero, infatti io sono un uomo e mezzo. io do il comando, poi intervengo. Sì. Dai, 170 kg, chiudiamo la partita. Prima volta in vita sua su YouTube, un record assoluto. Metto sulla clavicola. Press! Vai! Sotto, testa sotto, testa sotto! Giù! Tienilo, tienilo, tienilo. No, però. Vai, vai. Io direi di provare qualcosa in più, Abbiamo margine. La terza la chiami tu se vuoi chiamarla. Io farei 180 cifra tonda e basta. Cosa ridi? A me esploderebbe la colonna vertebrale. Io farei 180. Diamo l'obiezione, signori. No, non è
un'obiezione, ma quando è sceso ha ceduto di schiena, cioè il dorsale qua l'ha proprio mollato. Ok, dici che è stata nulla quindi? No, semplicemente fa meno spinta, perché mo... Vai vacuum. Sì, hai mollato di schiena tantissimo, proprio si è visto. L'ho sentita meno agile dei 155. Sì. Oh, adesso sento dolore all'avambraccio. Vabbè, allora riposati e proviamoci un dolore. Se li fallisci li prendiamo noi, ok? Adesso, non contenti dei 170, romperemo un ulteriore record e faremo 180 kg. Tre volte il mio peso corporeo. Tre volte il tuo peso corporeo? Io peso 9,18. Che cazzo dici? Il doppio sarà, forse? Rewind. Non rewind. Porca troia, cazzo hai bevuto? Cartone di Tavernello. Vai! Vai! Spotter Hermes Gasparini e Marco PT. Comandi, via! Giù. Guarda la clavicola, eh? La puoi fare, Andrea. Poggia. Via! Vai! No! Molla. Vabbè, dai. Sticking point. No. No, comunque abbiamo chiuso 170 kg, 180 a mezzo rom. Comunque li alzate fino a metà. Sì, sì. Ma piccato perché la testa era indietro, non avrebbe mai infilato dentro. Tutto male? Un abbraccio. Abbiamo perso un atleta di Strongman e comunque grande carriera fino adesso, non ci sono problemi. Ci riprendiamo in un giorno noi Strongman. Sì. Domani sono come nuovo. Chissà perché. Rapido. Perché siamo più forti di voi powerlifter. Lui in realtà è un uomo e mezzo. Busted. È un uomo e mezzo. Allora, impressione a caldo è che si inclina tanto. Non so se è al limite della valida per partire nella military cup, però è più grosso, è più forte, ha ragione, ne possiamo dirgli un cazzo. No, io non lo faccio per rubare o altro, è un problema di mobilità. Quindi se volete che io tocchi le clavicole mi devo un po' sbilanciare verso l'indietro. Faccio il possibile per stare il più verticale possibile, ma cioè non è un tentativo di rubare. Però la difficoltà è che se ti sbilanci tanto poi ti metti la testa sotto per prendere la valida. No, infatti non c'è un vantaggio in termini di pressing, cioè io presserei molto meglio se stessi più verticale, ma purtroppo non ce la faccio, problema di mobilità. Comunque ha fatto un carico stellare Marco, penso che tu non abbia mai visto dal vivo un peso del genere, vero? Mostruoso. 170 secondo quanto me. Quanto faceva Koklov? Sì, Koklov, sì. Koklov. Klokov, penso che abbia fatto 162 al Klokov Power Weekend, se li ha girati, se li ha spinti, però 170 non gliel'ho mai visti fare a Klokov. Cercheremo di portare 180, sono possibili secondo me. Io mi accontenterei anche di 70 perché carico. E 200 di push press. Comunque niente, volevo ringraziarti l'opportunità di fare sempre i video insieme, Domingo, e volevo dire ragazzi a casa, se avete la possibilità di seguirmi sui social, per favore fatelo. Seguite, di i canali in cui ti possono seguire. Sia su Facebook che su Instagram, il mio Big Andre One. Ho bisogno di followers per cercare un invito al World Strongest Man, per cui ragazzi datemi una mano, grazie. Votate ragazzi, se volete anche rivederlo per il prossimo video, e ci proverà a battere il record di 400 kg di stacco, giù di lì, se riesci. Perché Prada e Toninelli dicono di essere più forti in Italia. Il record italiano di stacco al momento lo detengo io, sono 401 kg da terra che ho fatto sì. Senza corpetto. Ah. Poi ci sono Luca Prada, Nord del Vero, detiene lo stacco per il record italiano di stacco da rialzo. Sono 421 kg, ma è un altro tipo di stacco. Marco, è umano 400 kg? È facile, ragazzi. Io... È la classica scena da film, gli è caduta la mandibola. 401 kg. Ah sì, facciamo così. A dicembre vorrei cercare di portare 4,30. Ma anche 500, arrotondiamo a 500, no? Partiamo ai Diol, con le fascette. Sì, regolamenti Strongman, proverò a usare il corpetto. 600. Se non riesco a usare il corpetto li faccio senza Marco, questo alza di stacco il mio totale praticamente, di powerlifter. Ma è un'altra categoria di esseri umani, questo qua è cioè, tutto grosso, ha lo scheletro diverso, è built different, come si dice. Noi comuni mortali, io perlomeno, dobbiamo accontentarci di lavorare sui dettagli, lui sulla quantità invece. Poca qualità, solo Hermes ha la qualità. Beh, oggi hai praticamente militarizzato la sua panca, la panca di Hermes. Come ti si sente a vendicarsi dopo quello smacco avuto nell'altro video di Braccio di Ferro? La panca è un esercizio che non facciamo né noi strongman né loro arm wrestler, per cui era un campo inesplorato per entrambi. Questo invece è il mio ambiente
lui mi ha quasi staccato l'avambraccio. Ecco, possiamo dire che hai fallito per colpa di Hermes, che ti ha tolto forza? Potrei fare 180. La prossima volta proviamo 180 senza Hermes che mi fa cassa l'avambraccio prima di partire. Vabbè ragazzi, come sempre commentate, seguiteci sui social, seguite tutti e tre, seguite Andrea, seguitelo su Instagram, dategli questi like, questi follower, così lui potrà essere sponsorizzato e potrà rappresentare l'Italia nel mondo. Comunque attualmente lui è il più forte uomo in Italia che abbia fatto un'alzata di Military Press. Se poi sei invitato ovviamente a Military Cup. Quest'anno non potevo perché ero all'estero per gareggiare, ma sarei venuto volentieri. Ma non fare quella faccia battuta. No, perché o mettiamo categorie in più, se no già c'è Filippo, poi c'è Venturini, se arriva anche lui io vado a giocare a ping pong. Che... No, cioè, ci sono categorie diverse. Facciamo una categoria. Sì, lui fa la più 150. No, ma nel senso... Da solo, mi fai gareggiare. Firmiamo un contratto in esclusiva per chiudere. Niente video con altre persone per quanto riguarda la Military Press. Li si fa con i personaggi più grossi e più quotati. Io e Mario. Luminari e monopolisti della Military Press. Nei YouTube Italia. Ti concedo la Military, ma se perdessi lo stacco? No, lo stacco firmi adesso l'esclusiva per la prossima. Vedi, vedi. Io ripeto, se avete piacere di fare video con me, io sono sempre disponibile. Deciderà il pubblico, come sempre. Pubblico, alla prossima. Se avete piacere a vedermi, sono sempre qui. Ciao ragazzi. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video, perciò metti un like e iscriviti al canale. E se vuoi essere allenato da me, io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori. Questo tramite sito, che poi sarà online a breve, oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione.